Voga 2015, venerdì 7 agosto, ultimo giorno di lavoro. Domani comincio le ferie e le comincio accompagnando in aeroporto un amico alle 6 del mattino. Ma questa è un'altra storia. Allora, argomento di oggi, film preferito. La volta scorsa vi ho parlato del mio attore preferito, quindi mettiamo da parte Toys e risvegli. Però, di nuovo, non voglio parlare delle grandi saghe, non so, di Harry Potter, del Signore degli Anelli, dello Hobbit, che mi è piaciuto, nonostante il fatto che è stato tratto da un racconto per ragazzi di 150-160 pagine, e quindi magari tre film di oltre 2 ore e mezza l'uno sono un tantino eccessivi. Comunque io vi voglio parlare di un film tratto da un racconto per ragazzi del dottor Seuss. Ve ne ho parlato a Natale, vi lascio il link sul doobly-doo e sulla scheda di quella puntata del Diario di Viaggio on the road. Il film di cui vi parlo oggi è Lorax, il guardiano della foresta. È un film d'animazione molto leggero, molto piacevole, un modo di trascorrere un'oretta e mezza, un paio d'ore, in compagnia degli amici, dei bambini, e un bellissimo messaggio ambientalista, sicuramente, e comunque un film molto leggero, molto piacevole, mi è piaciuto veramente tantissimo. Quindi quello che vi consiglio io, come film preferito, devo dire, è Lorax, il guardiano della foresta. E voi invece qual è il vostro film preferito? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e naturalmente ricordatevi di fare pollice in alto, iscrivervi al canale e condividere questo vlog. Sono Grizzly, questa è la Voga 2015 giorno 7, noi ci vediamo domani col prossimo vlog. Ciao a tutti!